sono Jacopo e Cecilia. Vengono dall'istituto. Dall'istituto comprensivo Bonvesin della Rignano, Milano. E appunto l'applauso è opportuno perché Cecilia sta svenendo, è in apnea da 5 minuti. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il primo progetto della giornata è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante le attività. L'altra è rilevata allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Montecchio Maggiore. Vi ricordiamo anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino, nei confronti dei ragazzi di Montecchio Maggiore, lasciare loro alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di lasciare la parola a Jacopo, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, uno in fondo sulla vostra sinistra e uno accanto al palco sulla vostra destra. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Veneto, da Montecchio Maggiore Vicenza, la cooperativa sociale Piano Infinito presenta Dietro le Quinte. La referente del progetto è Miriam Sorgato. Il progetto mette il dito nella piaga su quelle che possono essere definite stereotipie del nostro mondo costumistico. Troviamo quindi la parodia delle ragazzine che, pur di raggiungere l'ideale di bellezza, farebbero qualsiasi nefandezza. La madre single che trascura la figlia adolescente, l'extraterrestre che viene inviata in un castigo sulla Terra per esempari su questo pianeta malato la sua sintetica. Waves of reality.
arrivederci. Good morning, girls. Buongiorno. How are you? Bene. Allora, Electra, ponimi qui un attimo, per favore. Sì. My dear. Quante volte te lo devo dire che quando stiamo nella mia scuola qui nessuno deve sapere che io sono tua madre. In questo momento io sono la preside. Tu sei la studentessa. Io non sono tua madre. Tu non sei mia figlia. Understand? Ma quindi io sono stata adottata? Of course, you're oh. Well, allora, più che altro, non mi ero accorta che ci fosse una nuova ragazza tra noi. Ah sì, si chiama Yaspiga! Yasmayali! Non essere maleducata con gli stranieri, portano soldi alla nostra scuola! Yasmin. Che bel nome, ed è anche vestita molto elegantemente. L'ultima volta che sono stata così elegante, credo sia stato il giorno del mio matrimonio. Tu ti sei sposata? Infatti non mi sono sposata per colpa del fidanzato in ritardo. Ritardo? Mm-hmm. Ancora una settimana e fanno 16 anni che l'aspetto! Electra, te l'ho già detto tante volte, quando vai a fare shopping non puoi utilizzare la mia carta di credito, sono soldi miei, li sono guadagnati io! Ma mamma, è semplice, io prendo qualcosa da te e tu prendi qualcosa da me! Yeah, come il pancreas! No, sono dopo la gamba non lavora! È qua vicino alla tibia. No, è sull'incisivo. Sì, qua. Mamma, ultimamente ho un po' di mal di testa. E da quando sei nata che non hai una testa e adesso pretendi pure che ti faccia male! What? La paghetta? Ce la ritiro con la paghetta! Jesus Christ, la figlia di genere! Ora devo... Anche gli occhiali si sono rotti! Comunque, ora devo andare a fare cose importanti, cose serie! Voi continuate così, molto brave. Tu fa quello che puoi, tanto non migliorerai mai! Ciao, mamma! Noi dobbiamo andarci a togliere questa pellicina perché io non posso resistere! Non voglio guardarla! Proprio! Capriamo! Io non le sopporto! Che nervosa! Poi i capelli e le unghie! E poi sculettano. Sculettano! Il momento ci si vuole dei glutei. Così! Dal gelato, a tal punto che nascondi scorte industriali sotto il letto in mini frighetti e c'è anche il gusto agli spinaci. Oh, è vero. E su di te so che hai avuto una brutta esperienza con i Iguana.
Avevi 5 anni. Tuo nonno ti aveva portato allo zoo. E la gabbia dei koala era rimasta accidentalmente aperta e ti sono saltati addosso. È vero. E uno di loro si chiamava... E su di te so che sei scappata dal Marocco perché tuo zio voleva prometterti sposa a tuo cugino. Ok, sappi, ascolta, mi devo lì, scusi. Ok, sto zitta. Allora, come farai a tornare nella tua terra? Questo è un grande problema perché dovrò trovare una persona pura di cuore. E vieni sulla terra a cercarmi. Non l'ho scelto io questo pianeta, cosa credi? Vabbè, e come farai a tornare su? Te l'ho appena detto. Come? Persona pura di cuore. Qui sulla terra. Oh, visto che mi fido di voi, più o meno, diciamo che siete le uniche persone che mi posso fidare in questo momento, non c'è nessun assetato di bellezza qui in giro, vero? No. No, però. Perché se qualcuno uccide una stella, avrà la bellezza eterna. Non ci pensare nemmeno. Bene, hai un posto dove stare? No. Beh, puoi stare da me, c'è anche lei, quindi... Oh, grazie. Si è fatto tardi, andiamo. Abigail? No, dimmi pure. Dolce Gabbana ha cambiato nome! Alce Gabbiana? No, Dolce Gabinetti! Oh, così mantiene il marchio! Sì. Guarda, ho comprato il suo nuovo outfit! Dall'out al fit! Stupendo, ma... E anche il suo nuovo profumo, non sa? È una fragranza particolare! Sì, si chiama Eau de Toilette! Mi sono sempre chiesto una cosa buonissima. Eh no, perché mi sembrava strano. Allora, significa... È vero. Cosa? Dillo ad alta voce che non sento. Dillo ad alta voce. Un po' di gesso. Ho detto a letto. Acqua di gesso. 200 euro. Dolce Gabinetti! Oh. Ma scusami, non potevi pensarci prima? Magari il nome ti sembrava strano. No, guarda, la boccetta era strana! L'avevo guardata però, pensavo fosse per bellezza! Ma vabbè, ma sai, casomai la darei ai poveri. Sì, non ne hanno sempre bisogno. I poveri sono così poveri? Sì. Ah, ok, quella non sia ancora arrivata. Senti. Ciao. Mamma mia, appena arrivata e già parli? Hai detto ciao, sono tre sillabe per ciao! Perdonati. Che schifo. Bene, allora significa che non mi interesserà sapere il nuovo gossip. È nuovo gossip! Gossip. Quanto ve ne siete andate? A fare la manicure! Oh, che bello, non ho più le medicine! Vai, dimmi. Bene, è caduta una stella. È caduta Jennifer Lopez dal becco! Sì. Si è fatta male! Lo so, si è fatta male. È fatta male? No, non quelle stelle. Ah! Quelle su nel cielo che... Ma tu sai quante ne cadono? Tutti i giorni! Sì! Sì, va bene. E ha anche detto che se la uccidi potrai avere la bellezza eterna. Che cosa, scusa? La bellezza eterna. Ah, ti servirebbe! No, aspetta, se no. Morì? Sì. No, stanno. E dove si troverebbe questa stella? Da Rebecca. Ah, sì, quella che tipo cammina tutta così. Così quella brutta. Sì, sì, sì. Ok, ricordo. Ho capito.
per prendere la bellezza? Devi ucciderla. Soltanto? Ti pare poco? Beh, se si sporcherebbero le manicure. Oh no. Oh mio Dio, è una cosa propria. Vabbè, grazie. Grazie mille. Giulia, Arianna. Ciao. Sandra. Alessandra. Ciao. Ciao, arrivederci. Hai sentito? Sì. Dobbiamo fare un piano. Sì, sì, no, perché ti servirebbe. No. Mi piace un mese? Sì. Il lama! Un coltello. Uova. Mia nonna. I frullini, ma quanto mi piacciono i frullini! Il mio è molto meglio. Ascolta. I frullini, ma quanto ti piacciono i frullini? Tua nonna. Un coltello. Wow. E un lama. È quello che ho detto io, sono al contrario. No, ma mi è più cool. Oh, tu sei molto cool. Lo so. Sì, sì. A darmi questo nome, sono mia madre, lei è fuori, non importa. Comunque, mi ha detto Griselda, il giorno in cui i petali di questa rosa cadranno sarà il giorno in cui io tornerò da te. Che romantico! Mm-hmm. Era di plastica quella rosa! Oh. E ti dico di più, mi ha anche offerto un viaggio
Zelda, non sposarti per soldi! Divorzia per soldi! Beh, ma così disperi così potrebbe tutto cambiare. Potrebbe evolversi, potenziarsi. Come i Pokémon! Potrebbe trovare la sua anima gemella. You know. You got ragione! Devo evolvermi quella cosa là, devo far vedere a mia figlia che comandi, che sono tanto brava. Grazie. Ma vai, God, è una rivelazione. Well, ora... Grazie mille. Prego. No, no, woman, don't cry, no, no. Non posso credere a quello che stanno per fare. Da una parte sono simpatiche e passo la maggior parte del tempo con loro. Dall'altra invece ci sono persone che mi vogliono bene e che mi ascoltano. Loro stanno per fare una cosa terribile ad una ragazza, anche se non mi sembra una ragazza molto normale. Potrei ucciderla con questa spada! Sì, è molto affilata da vedere. Sì, mi pare carina. Così dopo la bellezza eterna sarà mia! E mentre loro la uccideranno, io che cosa farò? Li aiuterò? O la salverò? Da che parte starò? Potrei fare niente come al solito? O potrei mangiarmi un gelato? No, devo continuare a pensarci. Anche se è difficile vivere in un mondo in cui si uccide per la bellezza. Tu che dici? Non sopporto più questo posto! E l'aria inquinata, e la gente che non ha rispetto per gli altri, e i piccioni che si rischia sempre che ti facciano le loro robe sulla testa. E la cosa peggiore di tutte sono queste, le scarpe. Con questi cosi, i lacci, un'ora per fare questa cosa, e cosa è uscito? Questo. Non ce la faccio più. E lei? Una cosa,
quando una persona fa tornare lassù una stella, vedrà realizzato il suo più grande desiderio. Quindi dimmi e verrà esaudito. Io non voglio tornare in Marocco. Non mi voglio sposare. Bene, lo vedrai esaudito. Adesso noi ci andiamo. Addio. Ciao. 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 Out here. Allora, non ho capito nulla. Non so cosa quella... Dacci un taglio, non in quel senso. Non importa, dobbiamo andare a casa. Dammi la spada. Allora... Ma coltello! Cambio. Comunque, ho finalmente trovato la mia anima gemella. Visto? Le avevo detto che avrebbe trovato un uomo della sua vita. Non è un uomo. Oh. Calmo, scherzavo. Si è fatto tardi, devo andare. Ti piacciono le storie di lieto fine? E i frollini? Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.